Dopo le bombe, la Puglia. In azione nelle aree a più alta infiltrazione criminale, Gargano e Tavoliere. Provincia di Foggia per l'antimafia, prima emergenza nazionale. In tutto 100 gli uomini schierati dai carabinieri che su ordine della procura e con il supporto di elicotteri e cani antidroga hanno arrestato 6 persone, 3 in carcere, altre 3 ai domiciliari, ritenute affiliati a 2 gruppi criminali dediti nel foggiano al controllo delle attività illecite come estorsioni e spaccio di droga. Sono ancora in corso perquisizioni tra San Severo e Manfredonia, fuori da un'abitazione di campagna in località Macchia, vicino Monte Sant'Angelo, è stato ritrovato un fucile calibro 12 a canne mozze, arma utilizzata solitamente dalla mafia del Gargano in agguati ed omicidi, ma in questo caso, ritengono gli inquirenti, usata per minacciare un pusher che si era rivolto ad altri fornitori ed era stato sequestrato per alcune ore e costretto a subire insulti, percosse e minacce, fino a quando è stato liberato dai militari.